Dio benedica la sopra di San Francesco di Assisi. Ecco. Va bene, vuoi da giro collo? Vuoi regalare quella asciugamano? La barba l'hai già fatta, no? Molto bene, la questione va molto bene. Opera San Francesco è un'associazione per i poveri, fondata nel 1959 da Fra Cecilio. Opera San Francesco accoglie tante persone di tutto il mondo. Per poter accedere ai nostri servizi, il povero ha la chiave di casa nostra, che si chiama tessera. È rinnovata fino al 12 agosto. Grazie. Va bene, prego, buongiorno. Il punto di partenza di Opera San Francesco ovviamente è stata la mensa, perché il bisogno primario è quello di poter mangiare. Ho perso il lavoro nel 2009 e poi ci vengo qui per mangiare un buon corno. Noi abbiamo circa 150 volontari che consentono a questa struttura di essere operativa tutti i giorni, da lunedì al sabato, a pranzo e a cena. Quattro soldi di pensione, io non ce la faccio andare avanti. Alessandra, quanti sono venuti oggi? 28 adesso. Sono 28. Un altro servizio importante di Opera San Francesco sono le docce, il potersi lavare, il poter toccare l'acqua dopo aver passato una notte fuori. Il povero ha la possibilità di un cambio al mese, e mentre chi accede alla doccia, che è una doccia alla settimana, ha l'intimo garantito, pulito e nuovo. Venire qua mi fa ritornare anche un pochino più umile e mi fa ricordare le cose importanti della vita. Questo è il centro di raccolta dove i benefattori hanno l'opportunità di portare le loro donazioni, dalle calze alle scarpe, ai pantaloni, alle magliette, l'intimo, alle coperte, ai sacchi a pelo. Stare vicino al povero e accorgersi anche quando una persona è ammalata. Entriamo nel nostro ambulatorio. Mi sono separato e mi trovo un attimino così a disagio e sto aspettando l'odorino perché ho problemi all'orecchio. Il gruppo dei medici si è andato progressivamente allargando, tutti i medici volontari, di tutte le specialità. Prego, Dionisio, andate curato. Ti senti male? Le persone sono in una situazione di disagio sociale, economico, molto forte. Il bisogno di essere accolti, di essere ascoltati è diventato veramente importante. Timbri la ricetta. Per quanto riguarda i farmaci erogati dai nostri pazienti, c'è un sistema informatizzato che controlla che la persona prende regolarmente la terapia. Per quanto riguarda il paziente esterno, si cerca di far capire che non può abusare di determinati prodotti, anche se sono di libera prescrizione. Dove vuole andare San Francesco? San Francesco oggi vuole stare con il prossimo, con il povero. Deve sempre stare attento all'altro. E noi come San Francesco cercheremo di dare delle risposte sempre. Adesso vai a mangiare, poi ci vediamo al guardaroba per le scarpe, eccetera. Va bene? Ciao. Grazie. Ciao. Io arrivo Eritrea, change this card today.